Trucchettino del pomeriggio. Guardate questa bella pizza, eh? Questa qui è molto, molto normale, messa in frigo da 2 giorni, l'altro ieri l'ho fatta. È il trucchetto ben conosciuto della tubolare, vedete che carina che viene, con la luce così radente si vede anche meglio, la luce del tardo autunno. Bene, allora, perché è importante questo video? Perché voi vedete adesso come è vuota, sì, da una parte, però anche morbidosa, perché è stata 2 giorni in frigo nella sua bella bustina di plastica, quindi chiaramente ha perso tutta la sua fragranza, la sua morbidezza. E noi vi abbiamo sempre detto che queste riscaldate vengono un gioiello. Adesso noi andiamo a sbattere nel suo bel fornetto e vi faremo vedere la differenza quando faremo un po' di poci poci e sentirete un rumore ben diverso da questo che sentite ora, che è inesistente. Guarda, 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 carina, è bella, eh? È morbida, questo sì, sicuramente molto morbida, però anche, guardate, però anche morbida, cioè non ha questo effetto crunchy che noi adesso andremo a ricostruire. Ciao, a dopo! Eccoci di nuovo qui. Allora, perché era importante? Guardate adesso che succede. Sentite il rumore. Guardate che cos'è. Questa pizza è diventata, è tornata com'era, una musica celestiale. Sentite i rumori. Ok, adesso la tagliamo, la condiamo apposta per voi, così vi rendete conto di che cosa può diventare una pizza dopo 2 giorni in frigo. Ciao! Insomma, se si potesse piegare ci farei un sorriso. È bella, eh? È bella, 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 bella pizza. Bella pizza, e adesso vedrete che bel condimento, semplice, semplice, molto casereccio, molto tranquillo, molto proprio da amici, per fare una bella partita dell'Italia, per fare un bel filmetto in casa, guardarsi il filmetto e mangiare una pizza molto buona. Sapete questa qui che cos'è, ragazzi? Cioè, ne rendete conto, sì? Ecco, andiamo. Secondo taglio, speriamo bene. Sentite che rumoretto, ragazzi. Ma sentite che cos'è? E io che la vedo, vedo quanto è morbida. Ma poi c'è un profumo, qualcosa di... Mamma mia. Allora, mi chiamo Ettore Priore, è 1 anno e 4 mesi che non mangio pizza, sappiatelo. Eccola qua, la nostra bella pizzetta. Come sta? Sta bene? Direi che sta benino. Ok, allora adesso prepariamo il quadrotto. Ci rivediamo fra 10 secondi a condimento finito. Non mancate. Ok. Guardate che carina, eh? È uscita ben altra cosa sotto, vi ricordate com'era croccante? Lo è rimasto. Abbiamo messo un po' di fresco, che è questo bel songino, valeriana, come volete chiamarla, è buonissima, condita con un po' di olio, appena appena un gocciolino di limone, appena per dare un po' di freschezza in più, un bel fiocco di mortadella, poi ci mettiamo la nostra crema segreta, che diremo soltanto a chi ci segue, e voilà, guardate. Ok, poi l'operazione è quasi conclusa. Se mettiamo questa glassa che vi daremo fra 10 secondi per il tocco finale. A dopo. E adesso, dopo aver litigato con la glassa che non voleva aprirsi, guardate che viene, guardate che succede. Guardate. E ora tocco finale, proprio finale. Qualche semino che va a incastrarsi sulle parti umide, qualche semino misto che dà un ulteriore micro crunch, una modifica al morso. Guardate che belli che sono! Hai visto che bella? È una bellissima pizza, eh?